Un bell'articolo sul Principato del Liechtenstein, sulla rivista libertaria Miglio Verde. I libertari sono considerati utopisti. La società libertaria non può essere realizzata nel mondo reale. Eppure esistono dei posti nel mondo reale dove non vengono violati i diritti di proprietà, la libertà individuale massima e la coercizione statale è quasi inesistente. Uno di questi luoghi è il Principato del Liechtenstein. Il principe del Liechtenstein ha scritto un libro intitolato Lo Stato nel terzo millennio, dove sostiene addirittura l'abolizione del potere statale e auspica una competizione tra stati sotto il principio di secessione. Il principe spiega che lo Stato tradizionale come impresa monopolista è un'impresa inefficiente con un rapporto qualità-prezzo assai scarso, ma ancora più importante, rappresenta un pericolo per l'umanità, cioè per le libertà personali. Passiamo quindi alla seconda parte dell'articolo. Il Liechtenstein è uno stato sovrano che può essere paragonato a una provincia, a un comune di provincia italiana. Ha un valore di 3 miliardi e mezzo di dollari. E vanta un PIL pro capite e salari medi tra i più alti al mondo. Soltanto un quarto del PIL del Liechtenstein proviene dal settore finanziario. Il resto sono servizi non finanziari, agricoltura e industria per la produzione altamente specializzata. Il Liechtenstein è una monarchia con la casa regnante in grado di esercitare un grande potere in tutto il principato sovrano. È una monarchia ereditaria, ma è anche una democrazia costituzionale con un Parlamento dove siedono i rappresentanti eletti dei partiti. Ogni disaccordo tra la casa regnante e il Parlamento può essere risolto con un voto popolare, cioè con i referendum. La popolazione con un referendum può cambiare la Costituzione, può far dimettere il principe e può addirittura abolire completamente la monarchia. Il Liechtenstein è diviso in 11 municipalità molto piccole, abitate da qualche migliaio o anche meno, qualche centinaio di persone. Queste municipalità hanno un notevole grado di autonomia, possono approvare delle proprie leggi e hanno un sistema fiscale autonomo, quindi riscuotere le proprie tasse. Mediamente il livello di tassazione è intorno al 18%. Quindi un valore molto più basso se paragonato alla tassazione in Italia. Ciascuna di queste municipalità o villaggi o comunità ha il suo sistema proprio di democrazia diretta, ma addirittura ha anche il diritto di secedere. È stato il principe stesso che ha voluto questa riforma costituzionale per dare la maggiore libertà possibile ai cittadini. Infatti il principe ha dichiarato: noi della casa regnante siamo convinti che la monarchia del Liechtenstein sia una partnership tra il popolo e la casa regnante, una partnership che dovrebbe essere volontaria e basata sul rispetto reciproco. E poi ancora, dice, lo Stato dovrebbe trattare i suoi cittadini come un'azienda che tratta i suoi clienti. Perché ciò funzioni, anche lo Stato ha bisogno di competizione. Sosteniamo pertanto il diritto all'autodeterminazione a livello comunale, al fine di porre fine al monopolio dello Stato sul suo territorio. Il Principato del Liechtenstein conferma una delle tesi principali del filosofo, libertario, economista, sociologo, che è Hans Hermann Hoppe. E cioè la tesi sulle aristocrazie naturali o élite naturali. In questo libro di Hoppe, che si può acquistare presso la libreria del Ponte a Bologna, si trovano diversi saggi scritti appunto da Hoppe. Secondo Novello Papafava, che ha recensito i lavori di Hoppe, vi è un'abissale differenza tra il comando di élite naturali che emergono da negoziazioni sociali mutuamente vantaggiose e gli ordini di élite artificiali che si impongono con la violenza. Il primo caso è il caso del Principato del Liechtenstein, élite naturali che emergono da negoziazioni sociali mutuamente vantaggiose. Nel secondo caso abbiamo gli stati nazionali. Il potere di autorità naturali viene riconosciuto volontariamente in quanto si pongono al servizio dei loro interlocutori, mentre le élite artificiali si conquistano tale posizione con la violenza, la truffa e la legge del più forte o dei più numerosi.
Per Rothbard, i governanti di Stato sono chiaramente un'oligarchia coercitiva, un'elite artificiale che usa la forza per reprimere un'elite volontaria o naturale e il resto della popolazione. Sottostare a uno Stato, infatti, non è una scelta. Dove vige un monopolio territoriale della coercizione, non è permesso rivolgersi ad autorità giuridiche alternative.